Salam! Ok, benvenuti su Viaggi Disorganizzati. Questo video sarà fatto in collaborazione con Marco di Traveling with Marco. Lui fa video in inglese. E appena tornato dal Marocco, si è fatto 15 giorni più o meno. Si vede? Si è fatto 15 giorni più o meno in Marocco, un tour on the road. Ha comprato un po' di zozzerie prima di tornare in Italia per fare una degustazione, no? Sai, dei prodotti locali, dozzinali. Questa è la prima volta che facciamo un video in cui tiriamo fuori proprio la nostra indole. E soprattutto, se volete evitare di prendere la cacarella, vi lascio qui sopra un link, così vedete. Non mangiate sicuramente. A me è servito, perché quando sono stato in Marocco 2 settimane e non ho mai avuto la diarrea, sono troppo fiero. Fantastico. Grazie Claudio. Però sicuramente ci prende oggi, dico immediatamente. Sicuramente, perché ovvio. Le cose sono state in frigo tipo una settimanella, quindi sono belle ghiacciate e poi saranno scadute, non so. Probabilmente. Vabbè, con che iniziamo? Iniziamo a random, prendo random. No, iniziamo col salato. Salato. Allora, il primo prodotto che ho portato, patatine Leader Chips Kebab, gusto kebab, non so se ce l'abbiamo qua in Italia. Ma Leader Chips sarà tipo leadership, un gioco di parole. È vero, penso. Ora che ci faccio caso sì. Sa buono, eh? No, è tipo Vinaville. Sa di Vinaville. No, a me pare le patatine normali. Allora le patatine normali sanno di Vinaville. Sì. Strane, però sono buone. Dai, insomma. No, dai, ti prego. Vabbè, mangio io. Ah, no, cioè, il sapore è quello. Ho visto quando il kebab finisce, no? Che cade giù, c'è tutto l'olio, la. No, ah, questa fanno con la sugna del kebab. Okay. Però non la rimo su, però. Poi, che vuoi? Una cosa da bere? Sì. Per togliere. Sì. Da bere abbiamo Nouveau Ice Ananas. Vabbè, sarà la classica Fanta all'ananas. C'è anche in arbo, ecco. La tua. La classica Fanta all'ananas. Intanto vediamo se è scaduta. Attenzione, il 5 gennaio del 1904. A posto, è buono ancora. Prego. Io sei primo. Sì. Succo di frutta frizzante, praticamente. Sì, ananas concentrato. È come quando ti mangi le ananas quelle sciroppate. Cioè il succo dentro, è però vero, lo lasci sì. Lì, lo lasci al frigo se e fermenta, okay. E diventa frizzante. Quei pezzettini, tipo allora, quelli all'aloe, i succo di frutta all'aloe che ho. Sì o no? Schifo. Ma sono finiti gli isolati. Sì, sono dolce, quindi preparati per la diarrea. Il brand è Bimo. Ma c'è scritto in italiano qua, merendina, mini. Merendina mini. Ma è italiano allora sta cosa? Ma no, tipo fatta a Barcellona Pozzo di Gotto. No, vedi, è scritto in arabo dietro, quindi. Scusate. Vai, apri tu, sarà tutto schiacciato, forse puoi prendere il piattino. Scusate. È polverizzato. Questa è colpa mia, no, 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 no. Ha affrontato un lungo viaggio. Com'era sta merendina? Vabbè, tipo, cioè, presente i rotoli, quelli del Todis. La merendina come un'altra, vabbè. Un altro goccettino di ananas. No, magari un altro goccettino di qualcos'altro. Proviamo questa. Vabbè, Mirinda comunque è un brand abbastanza conosciuto, eh. Mo qui in Italia non c'è. Però. No, ma infatti in Spagna, io. In Spagna c'è. Ok. Motivo. Allora. Questo, ok. A che è? A mela. C'è il disegno della mela. Sì, sì. Strano. Beh, è sempre questo. Io pensavo. Discorso. Sì, ma basta. Perché poi. Poi pensavo fosse. Pensavo fosse di sto colore fucsia invece. Giallo la mela. Vabbè, l'odore è il classico succo di frutta alla mela. Sono che frizzante. Succo di frutta alla mela che hai lasciato in frigo per un mesetto aperto, fermentato e diventa questo. Io l'ho bevuto. No. Vuoi farti la bocca con l'ananas della morte? No, questa è proprio l'ananas. No. Ah, non l'abbiamo detto, queste come si chiamano? Di come si chiamano? Vai, passiamo a un altro dolce. Allora, qua dobbiamo fare un discorso serio. Facciamolo vedere prima. Avete presente il Duplo, la famosa. Il famoso snack della Ferrero, credo. Il Duplo, no? Che c'ha le pallocche, quello sopra, vabbè. No, c'ha due. Chi è? Pronto? Ok.
Ciao, ciao, ciao. Allora, scusate per la breve interruzione. Questa è l'imitazione del KitKat, però io so per certo che per un certo periodo di tempo al Todis hanno venduto la copia fake del duplo, che si chiamava il triplo, cioè capito? Di più. Ma io ho visto anche l'imitazione dello spin del Kinder Bueno. Non mi ricordo come si chiama, c'è l'imitazione anche del Kinder Bueno. Triplo. No, no, il Kinder Bueno proprio. Vabbè, questo si chiama 4 ed è un KitKat con le nocciole. Questo mi ispira, voglio due pezzi. Ah, no, sono solo due. Ah, no. KitKat. Sì, non è rancido. Ma è buono. È buono. È bravo 4. Bravo. Scusato. Allora, vediamo. Una cosa un po' più naturale questa vediamo, volta. Vediamo, no, vediamo. Vediamo, un'altra volta. La fancy cola, vabbè, dai. Nuovo Ice Cola Strong. Che pente la stessa casa che ha fatto quella all'ananas. Ah sì, perché è sempre ice. Sì, sono uguali. Schifo. Oddio, già il gusto sa del ghiacciolo alla... Calippo sciolto. La cola dozzinale. Calippo la cola sciolto. Vedi? Dopo sto zucchero questa non sa di niente, dopo 4. È appena aperta ma c'è sembra scasata. Com'è sì, sta cosa? È il calippo sciolto. Ok. Mia dopo c'era l'imodium. Sì, okay. Spero di avere una buona scorta. Questa di... ho l'impressione che sia distrutta, anche questa. Allora, mini amassine, non lo so. Allora, sembra una pellibe gigante, ma è probabilmente un mini muffin. Ma non è distrutto. È un mini muffin. È un mini muffin. Sa di chimico, di industriale. Sì, un po' di industriale. Questo lo dobbiamo finire. Ma è vuoto? Ah no, c'è ripieno qua. Oddio, mi è capitato. È tipo pasta di mandorle. Vabbè, è buona, oh. Non mi piace. Capisce. Non mi sicuro che c'è ancora il sapore di 200 cose in bocca. No, la cosa. Adesso mangiamoci una cosa più naturale. Figus gibaltaunate. Vabbè, sì. Sono i fighi secchi. I fighi secchi. Prego. Comodo, questa vale più una banana che un figo. Dai, vale una banana. Sento che c'è il picciolo, Oddio, ha senso. È un figo secco. Si vogliamo. Classico, classico proprio, figo secco. Ok, siamo quasi giunti alla fine, questo è il penultimo. È una bevanda che si chiama Ghani. Basta, resta in arabo, quindi non ho idea di cosa ci sia scritto. C'è un bambino che cade. Oddio, non è che è latte, tipo. Cola, cola. Mon. Energia, energia. Ma che c***o, mi togli il pezzo di plastica? Oh. Ma che... santo Dio! Oh! No, c'è la cosa... Perché c'è ancora plastica ovunque qui? Ma come c***o hanno costruito sta roba? Vabbè, se mangiamo un po' le cannucce sono comprensive di... È milkshake! Di peli. Una milkshake... Guarda che c***o stai a fare! E dopo pulivo? Yeah! Ah, c'è pure un po' di cocco, devi... Basta, basta... Dai! Sembra una Big Bubble lasciata in un bicchiere per 6 anni che si è disciolta. Che schifo, male la pancia. Dopo devo andare a lavorare. Fare questo tipo di video la mattina non è consigliabile, soprattutto se poi fai un lavoro come il mio e vabbè, devi saltare. Qui? Dai. Beh, questi potrebbero essere... come si chiamano questi? I samosa, no? Tipo samosa dolci. Three watts. Caca. Wet. Di caca in francese proprio. Se faccio il vlog in inglese. Però c'è scritto caca, quindi. Questo mi sarebbe buono. Oh, che buoni spaccadenti.
Quindi sono gli spaccadenti, tipo quelli che porti tu da Turchia, da... Buono. Dentro c'è il burro d'arachidi, sicuro. Buono. Poi c'è questa pasta sfoglia intrisa di miele e zucchero, i semi di sesamo. Assomigliano ai corn de gazelle che ho mangiato in Tunisia. Ma molto buoni. Questi buonissimi. Questo vince. Questi mi vuoi lasciare. Abbiamo lasciato l'ultimo poi, neanche fare qua. Col c***o mai, ho dovuto niente, è finito. Finita la roba. Io sede. Hai un po' di insulina. Quella cola? No, voglio l'insulina. Allora. Non ci vedo più. Ok. Grazie per aver visto anche questo video, di essere soprattutto arrivati alla fine, perché è stato veramente un patto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco, perché io questi video non li farò più, quindi Marco probabilmente... No, non è vero. No, allora questo in realtà, dato che è mia usanza portare un souvenir, diciamo, dal paese che visito, stessa cosa lui lo fa solitamente, e ho deciso cosa portare a Claudio, tanto Claudio i paesi comunque del Nord Africa l'ha visitato per praticamente quasi tutti, se non tutti. E quindi mi ha portato un video. Ho deciso di portare appunto qualcosa, ho detto magari porto un po' di snack marocchini e facciamo un video insieme su questa degustazione di snack. Vuoi dire come si chiama il tuo canale? Il mio canale si chiama Traveling with Marco. Se volete dare un'occhiata al mio viaggio in Marocco, iscrivetevi, dare un'occhiata, fate quello che volete. E sappiate che però sono in inglese, però l'inglese è un po' maccheronico, quindi insomma comprensibile a tutti. E poi le brutte ci stanno i sottotitoli, quindi... Ok. Detto questo, ragazzi, shokran. Ci vediamo questo video. Ci vediamo al prossimo video, Habibi. Habibi.